qualche anno, mi occupo quindi di portieri, lavoro principalmente con la prima squadra e qua c'è tutto lo staff che da anni già collabora al progetto e lavora nei camp estivi della nostra organizzazione. Quindi presento il dottore psicologo dello sport Giuseppe Godino, che già lo conosceranno, a cui poi dopo cederò la parola. Per ordine abbiamo il più pericoloso di tutti, scherzo, Massimo Gasperini, buonasera. Una vecchia conoscenza, ha lavorato nel settore giovanile del Milan, ha una grande esperienza, è molto bravo a lavorare con i ragazzi, quindi a questo punto ragazzi abbiamo Alessandro Micheli che è preparatore tecnico, cercherà di far lavorare i ragazzi dal punto di vista dell'aspetto motorio. Gli sottoporrà alcuni test e quindi faranno un lavoro specifico che riguarda appunto la preparazione motoria. Abbiamo Alessio che è un preparatore dei portieri della Fortitudo Calcio che è qui per collaborare. Un altro Alessio Undini che è il coordinatore. Ed insieme ad Alessandro saranno i due dello staff che alloggeranno insieme ai ragazzi che fanno il residenziale qua in un hotel qua vicino al centro e lui si occuperà appunto di tutti gli aspetti organizzativi, di coordinamento anche in relazione a voi, lascerete a lui e lui lascerà a voi il suo telefono, tutti i contatti. Quindi per qualsiasi necessità, per qualsiasi informazione, per qualsiasi bisogno potete rivolgervi tranquillamente ad Alessio. Poi abbiamo Andrea Contini, preparerà della preparazione specifica dei ragazzi, e Alessandro, giusto? Pesteruti che è preparatore della società che ci ha permesso di svolgere il camp qui, la dottoressa Alessandra Graziani. Se c'è qualche ragazzo che ha delle necessità particolari, ha qualche allergia, qualche particolarità da comunicare, lo può fare direttamente con la dottoressa che sarà qua tutta la settimana e si prenderà cura dei vostri ragazzi sperando che a parte escoriazioni, contusioni, perché sarà normale, non succeda altro insomma. Comunque anche da quel punto di vista potete stare tranquilli perché è un medico, quindi. Poi abbiamo Massimo Giri, anche lui preparatore. Il fotografo ufficiale che è Sauro Ciccacci, credo che sia uno dei fotografi più bravi in assoluto a fotografare ragazzi in movimento, portieri soprattutto. A me dall'inizio della mia carriera ha fatto tante di quelle foto e non credo che, a parte che ho smesso ormai da anni, quindi, che nessun altro è stato mai capace di farle con l'abilità con cui è capace di fare lui. La settimana farà tantissime foto che avrete la possibilità, se volete, sono veramente belle, ne vale la pena di ordinare, e chiunque le voglia, a parte la foto di gruppo, la foto mezzo busto, ci saranno le foto in movimento, in azione, che sono veramente belle, meritano di essere sicuramente acquistate. Niente, nel frattempo passo la parola a lui e poi dopo entriamo anche nel dettaglio. Allora,
benvenuti, bentrovati da parte di tutti noi, quindi mi faccio portavoce dello staff per mandare qualche segnale, qualche messaggio. Intanto sullo spirito che anima i nostri camp, quarto anno, molti di voi ci seguono fedelissimi da Tirrenia, due volte, Roma e quest'anno Pomezia, quindi un grazie sia a chi ci segue e sia a chi quest'anno ci dà fiducia per la prima volta. Lo spirito è quello di lavorare con i ragazzi, per i ragazzi, all'insegna di quello che è un po' il nostro motto, l'integrazione delle competenze, inteso come la possibilità di allenare i ragazzi sotto l'aspetto tecnico, atletico e dico mentale, ma non vi spaventate, perché quando si parla di mente o si parla di psiche sembra che sia associato al discorso della patologia. No, qui noi siamo il gioco nel divertimento e per far sì che i ragazzi attraverso le loro modalità possano apprendere meglio divertendosi e giocando. Quindi questo è il primo messaggio forte che vogliamo mandare. Poi c'è uno staff tecnico altamente qualificato che darà tutti gli stimoli per far sì che ognuno di loro possa, divertendosi, esprimersi, avere la possibilità di confrontarsi sia con i compagni che con loro stessi. Quindi l'altro messaggio importante è questo, sempre all'insegna del rispetto dell'età, perché l'altro criterio importante, noi lavoriamo per fasce d'età, tenuto conto di quello dello sviluppo psicomotorio, fisico, attitudinale, tecnico, cognitivo, che ognuno dei vostri figli in qualche modo ci propone. E l'altro criterio che ispira profondamente la composizione dei gruppi di lavoro e delle stazioni di lavoro sarà proprio questo, l'idea di tenere profondamente conto di queste, del livello di sviluppo che stanno attraversando i ragazzi. Quindi per questo li conosceremo, oggi andremo in campo, sarà una situazione di gioco, una situazione di socializzazione, una situazione di festa e piano piano cominciamo un po' a guardarli. Poi verranno fatte le valutazioni ai fini di creare un lavoro personalizzato per gruppo e laddove è possibile anche a livello individuale. Quindi l'altro segnale che abbiamo piacere di trasferirvi è proprio questo, nel limite possibile in una settimana con una numerosità come questa che abbiamo, vedete che lo staff è ragionevolmente numeroso, ma per noi è un piacere e un onore avere tanta gente che si integra, lavora, si alterna per far sì che ci sia una stimolazione molto forte per quello che i ragazzi possono scrivere. Questa è un po' la filosofia che anima i nostri campi. A livello pratico l'organizzazione è abbastanza standard, nel senso che la mattina lavoreremo, saremo in campo dalle 10.30 alle 12.30, poi ci sarà la pausa pranzo per riandare in campo dalle 16 alle 18. Per i ragazzi che hanno la formula del residenziale sarà nostra cura accompagnarli e riportarli dall'albergo al campo, dal campo all'albergo, sotto le sapienti e esperte mani di Alessio Ondini, che è colui il quale cerca di mettere ordine al caos ed è bravissimo, perché ha una esperienza straordinaria di, considerate che insomma lui non lo dice ma gestiva una società con 300 ragazzi, quindi insomma quelli sono i numeri, per cui 30, io ho lavorato con lui 4 anni fianco a fianco, quindi vi posso testimoniare. In più c'è l'affettuosa vicinanza anche del nostro preparatore atletico, insomma i ragazzi che stanno in albergo sono super presidiati, oltre che noi che transitiamo in maniera puntuale ogni giorno. Quindi questo credo sia un elemento di tranquillizzazione. La nostra dottoressa, presidio fisso, stabile, quindi vi chiediamo la cortesia, allergie, intolleranze o qualsiasi altra cosa, se ce ne fossero, cortesemente di comunicarlo a lei in modo tale che sia per l'alimentazione e il menù, sia per la gestione di possibili momenti critici, noi sappiamo come regolarci. Quindi anche questo è insomma un segnale che vorremmo vi arrivasse forte e chiaro in questo momento. Allora, ovviamente, chi di voi vorrà venire in settimana è benvenuto per assistere un po' a quello che i ragazzi faranno. Sabato mattina ci sarà la grande festa di chiusura del camp, quindi insomma avremmo piacere che tutte le famiglie venissero, perché assisteranno al lavoro che i ragazzi hanno acquisito durante la settimana con delle stazioni specifiche. Poi ci sarà la festa finale in campo con anche la consegna degli attestati e anche poi le maglie. Okay. Ci sono quattro maglie, no, tre maglie. Tre maglie. Tre maglie di Coppola, Gabriel e Amelia.
e all'estrazione era più fortunato. Quindi insomma, come dire, c'è qua qualcuno che ha già vinto, Se non io Edoardo. Edu, dove? Edu, ecco. Edu, Edoardo, tu? Ecco, insomma, un segnale che vuole arrivare anche proprio come buon augurio ai ragazzi, insomma, di una maglia che arriva dalla prima squadra e che Valerio ha avuto il piacere, insomma, di portare proprio a testimonianza della, come buon augurio. Ecco, questo è il discorso. Sabato, poi al termine della grande festa, della grande kermesse, noi siamo qui a disposizione per un momento di ritorno, restituzione, confronto, per dubbi, per se volete sapere qualcosa rispetto a un po' come è andato il lavoro dei ragazzi. Anche durante la settimana noi siamo qui sia per l'aspetto tecnico, atletico e dico psicopedagogico, non mentale, perché insomma, mi sembra un po' forzato parlare di preparazione mentale. Siamo nell'ambito del gioco, siamo nell'ambito dell'età evolutiva, della crescita, dello sviluppo, quindi questi sono i criteri che hanno. Quindi l'appuntamento con tutta la settimana, quando volete, ovviamente siete benvenuti. Sabato avremo piacere di salutarvi ancora tutti insieme, così come si proclama. Questo mi sembra che sia un po' il discorso, che con la passione e la professionalità che anima tutto il suo operato ha fatto sì che durante l'anno, come dire, fertilizzasse un po' il terreno affinché poi potesse veramente diventare questa la sede del Milan Camp High School Giovani Portieri Valerio Fiori. Allora noi li ringraziamo in modo particolare, così come tutti gli amici dello staff che hanno messo a disposizione questa struttura bella, e quindi veramente un grazie per aver sia, come dire, diffuso il messaggio in maniera continua, eticamente corretta e tecnicamente centrata su quello che è il senso del nostro lavoro, cioè lo sviluppo delle competenze, diciamo, da portiere dei ragazzi. Quindi ci tenevamo in modo particolare a ringraziarvi, ma non di forma, ma di sostanza. Grazie.